siamo con un grande del Crotone Calcio, il difensore Matteo Colucci. Dal anno 76-77, cosa è cambiato in questa squadra del Crotone? Ma io penso che anche quell'anno abbiamo disputato un gran campionato, senza nulla togliere a quello che sta facendo attualmente il Crotone, perché sta facendo una cosa in grande, perché per arrivare, dico, a toccare con le mani la Serie A. Però dico che anche quell'anno noi in C abbiamo toccato la B, che purtroppo per motivi extracalcistici non siamo riusciti, diciamo, a centrare l'obiettivo, però abbiamo fatto un grosso campionato, siamo arrivati dietro il Bari. Poi ho vinto un campionato nell'86-87 con il Crotone, siamo andati in C2 e anche lì era una buona squadra. E poi ho fatto il campionato di C2 e abbiamo fatto un buon campionato, poi mi sono trasferito in Australia, non ho finito. Comunque per me, dico, tornare a Crotone dopo 28 anni per me è una grande emozione, e anche perché Crotone mi ha lasciato gli ottimi ricordi, e quando posso ci torno ben volentieri per vedere questo ambiente. Complimenti per gli studenti. Sì, effettivamente, diciamo, fino all'anno scorso ero l'unico giocatore italiano ad aver vinto 2 scudetti in Australia, mentre adesso si sono aggiunti Sirigu e Verratti del Paris Saint Germain. È stata una bellissima esperienza, anche se il calcio australiano, diciamo, non lo possiamo paragonare al calcio internazionale, però sono sempre soddisfazioni che sono andati altri giocatori di grosso calibro come Del Piero, che non sono riuscito a vincere niente in Australia mentre io ho vinto qualcosa. È soddisfatto che il Crotone è l'unica realtà della Calabria in Serie B e si parla in tutta Italia. Ma io, guardi, e per me io Crotone non la debito solo la squadra della Calabria, per me è una realtà del calcio italiano, perché attualmente si parla solo del Crotone, perché sta facendo cose in grande. Io stamattina ho avuto modo di parlare con Pasquale Marino, che è il compagno mio di squadra dell'Agragas, e anche lui è rimasto sbalordito dal campionato del Crotone, perciò se ne parla da tutte le parti, perché io sono stato a Bologna, sono stato giù, vivo in Sicilia, e non si fa altro che parlare del Crotone, perciò onore al Crotone non solo per la Calabria, che è l'unica città, diciamo, calabrese che a certi livelli, però onore al Crotone e onore alla società, che effettivamente, dico, per arrivare a questi livelli ci vuole una buona società alle spalle. E diciamo, forza Crotone. Forza squadra. Grazie.